Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei libri che ho letto per colpa di BookTube e in generale della Book Community. Oggi in particolare mi voglio soffermare sui libri che ho letto perché influenzata magari da altri BookTuber o Bookstagrammer, ma le letture che poi ho affrontato non sono andate decisamente secondo i piani. Non vuole essere un video denigratorio o polemico, vuole essere un video un po' scherzoso anche perché diversi titoli che citerò oggi fanno parte proprio degli esordi di BookTube, quindi un tuffo nel passato. E non vuole nemmeno essere una critica perché la lettura comunque è bella perché è varia ed è normalissimo che un libro che sia strapiaciuto a tante persone possa non piacere a qualcun altro e viceversa. Quindi spero che prendiate questo video col giusto spirito. E fatemi poi sapere anche qua sotto nei commenti se vi piacerebbe un video simile ma dedicato alle letture che ho affrontato grazie a BookTube e che mi sono quindi piaciute. Prima di cominciare però vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video, commentando qua sotto. Potete anche acquistare attraverso i miei link da affiliata o utilizzare i miei codici sconto da affiliata che trovate in tutte le descrizioni video. Grazie mille! Partiamo subito con un titolo famosissimo che io anni e anni fa decisi di leggere perché mi sentivo letteralmente tagliata fuori dal mondo, ovvero Shadowhunters. Proprio all'inizio di BookTube io ricordo che c'erano tantissime persone super in fissa con questa serie che non parlavano d'altro e io ero sempre lì tipo, ok, ma non riesco a capire, io non l'ho mai letto, non so di che cosa stai parlando, però mi affascinava tantissimo questa grandissima passione che avevano tante persone diverse. E quindi ho iniziato anche io a leggere la serie. Ho letto in realtà soltanto i primi tre libri, poi mi sono fermata perché secondo me ero già un po' troppo in là per poter apprezzare, diciamo, alcuni risvolti della serie. Non è che non mi sia piaciuto totalmente quello che ho letto, però non ne ho subito così tanto il fascino e continuavo a chiedermi perché piacesse così tanto a tutti e invece per me fosse di un impatto molto molto tiepido, ecco. Poi dovete sapere che io ho qualche problema con le protagoniste dei libri, non riesco mai a identificarmi, a trovarle reali, veritiere, non so, mi danno sempre tutto il nervoso. E quindi anche questo, secondo me, ha inciso un po' sull'apprezzare o meno la serie. Un altro titolo decisamente famoso, molto molto amato, ma che di nuovo a me ha lasciato un po' così, è The Maze Runner, Il labirinto. Oltre ai fantasy, andavano tantissimo le distopie qualche anno fa, sulla scia anche di Divergent, Hunger Games, e quindi ero molto curiosa di leggere Il labirinto. Molto brevemente la storia parte con questo ragazzo che si sveglia in un ascensore, in un posto a lui completamente sconosciuto, dove ci sono tanti altri ragazzi che come lui non ricordano nulla prima dell'ascensore, ricordano soltanto il loro nome e si devono un po' autogestire. Sono tutti ragazzi comunque molto molto giovani e c'è poi una svolta quando per la prima volta nell'ascensore viene ritrovata una ragazza, prima erano soltanto ragazzi. E quindi niente, ero veramente molto molto curiosa, ma a differenza ad esempio di Hunger Games, non mi ha conquistata come lettura. Un po' per i personaggi che di nuovo non mi sono piaciuti granché, ma proprio anche la struttura del posto, come vengono o non vengono spiegate determinate cose. Non so, l'ho trovato tutto un po'. What? Non sono riuscita ad appassionarmi, a trovare convincente, diciamo, la storia. Credo poi di non aver continuato la serie, anche se ho un dubbio sul fatto di aver letto meno il secondo libro. Mamma mia, ho fatto proprio tabula rasa. Altra serie molto amata, La casa per bambini speciali di Miss Peregrine. Mamma mia, che disagio. In questo caso la storia parla di un ragazzo che cerca di ripercorrere un po' il passato del nonno, che gli raccontava sempre delle storie molto bizzarre, e non riusciva mai a capire dove si fermava magari il trauma della guerra che aveva vissuto. Se non sbaglio, suo nonno era ebreo, quindi ha vissuto dei momenti veramente terribili, in Europa, e appunto non si capiva se magari i suoi incubi, i mostri di cui parlava, fossero magari dovuti ai traumi del suo passato, se ci fosse, diciamo, qualcosa di
più concreto, e quindi torna nei luoghi in cui è cresciuto il nonno e si imbatte appunto in questa casa per bambini speciali, che sono poi alcuni dei bambini che vedeva sempre nelle foto del nonno. È una serie con degli elementi secondo me molto interessanti, però non ne ho mai subito più di tanto il fascino, un po' perché i personaggi non mi sono mai entrati o non mi hanno mai convinto al 100%, le loro relazioni non le ho sempre trovate plausibili, mi sono sembrati in molti casi forzate, e anche l'essere così infantile da parte di alcuni personaggi che in realtà dovrebbero essere grandi. Non so, mi ha un po' turbata e infastidita, ed è una serie che non mi ha mai trasportata più di tanto. Ho letto i primi due libri, ma in alcuni punti ero veramente tentata di abbandonare il tutto perché non sentivo particolare trasporto, e appunto mi sembrava una vicenda veramente troppo troppo forzata. Altra serie fantasy che ho conosciuto grazie a BookTube è Half Bed, che vedete sempre qua dietro. Dov'è? Che sciocca, lo avevo tirato fuori apposta per farvelo vedere. Eccolo qua. Allora, è una serie fantasy che non ho concluso ancora, ho tutti e tre i libri ma l'ultimo lo devo ancora leggere. Il primo non mi era piaciuto granché, il secondo mi era piaciuto invece di più. Trovavo interessante soprattutto lo sviluppo del personaggio principale, che si trova, diciamo, a metà fra la magia, tra virgolette, bianca dei buoni e la magia invece nera, quindi tra virgolette cattivi, come in tantissimi fantasy si basa su questa lotta fra bene e male. Si parla di magia per l'appunto, ed è una storia abbastanza cruda e anche violenta. C'è questo protagonista che non è affatto il tipico eroe, ma è un po' combattuto, e diciamo che secondo me è molto interessante come figura, soprattutto perché quando lo lessi per la prima volta comunque c'erano pochi libri con protagonisti di questo tipo, perché oltre alla lotta, diciamo, più grande, appunto bene e male, c'è anche una sorta di lotta interiore, proprio perché il personaggio è diviso fra la sua parte, diciamo, più buona e quella più oscura. Lo sviluppo però di questa sorta di crescita del personaggio non sempre mi ha convinta nel primo libro. Il secondo l'ho trovato già più avvincente, più in linea con quelli che sono un po' le mie esigenze e i miei gusti. Diciamo però che non mi ha mai trasportata così tanto da spingermi a concludere sta benedetta serie, ed è una cosa che rimpiango tantissimo, di essermi lasciata magari convincere, trasportare dai tanti pareri molto molto positivi di molte serie che mi hanno spinta magari a comprare in blocco le serie o i libri, e poi magari mi sono accorta che non facevano proprio al caso mio, quindi un po' me ne pento di questa cosa qua. Però in linea generale, lo dico già qua, non mi pento di aver letto comunque tutti questi libri, anche se magari non mi sono piaciuti o non mi sono piaciuti al 100%, perché finché non provi non puoi sapere se una cosa fa per te oppure no, e soprattutto penso che sia meglio provare e magari imbattersi in qualche cosa che non ti piace, però avere almeno la tua opinione al riguardo, che invece rimanere con il dubbio. Anche perché leggendo cose che comunque non ti convincono, non ti piacciono, per la volta successiva dovresti essere più preparato e dovresti imparare anche a conoscere quale storia potrebbe fare più o meno al caso tuo. Infatti molti titoli comunque risalgono un po' di anni fa, proprio perché poi con il tempo ho imparato dai miei errori, e prima di acquistare compulsivamente o di buttarmi in una storia ci ho pensato due o tre volte. Direi che con i libri fantasy abbiamo finito, strano ma vero. Un libro che ho letto, diciamo per colpa di Bookstagram, è Le Braci di Sándor Máray. Dovete sapere che io ho origini ungheresi e sono molto incuriosita dalla letteratura ungherese, perché non ho letto granché, e Sándor Máray è uno degli autori ungheresi più, diciamo, conosciuti, importanti soprattutto all'estero, e Le Braci è uno di quei titoli che è amato da tutti, quindi io mi sono detta: cavolo, mi piacerebbe conoscere quest'autore, partiamo da questo libro che amano tutti. Errore! Errore più grande non potevo fare, perché a me invece non è piaciuto. Perché? Io volevo veramente che mi piacesse tanto questo libro, devo essere sincera, perché volevo
un libro di un autore ungherese di cui parlarvi e da sfammare in giro per il mondo che non fosse di Sabo Magda, ma non ce l'ho fatta, probabilmente non è un autore che fa per me. Il libro si presenta come una sorta di dialogo, di monologo, adesso non ricordo bene, comunque riguarda una vecchia amicizia, un passato amore, un po' il ricordo di quello che è stato e anche il sentimento di essere stati traditi. E devo dire che mi sono annoiata a morte leggendo questo libro, non ho sentito trasporto, non ho sentito, diciamo, quell'approfondimento magari che mi aspettavo da un libro di questo tipo, un'indagine molto più intima e profonda, non so, non l'ho trovato avvincente, non mi sono sentita trasportata, non mi ha provocato alcun tipo di interesse o voglia a continuare a leggerlo, ecco. Devo dire che poi dopo questa brutta esperienza ho letto anche altro di questo autore, in realtà un libricino piccolo piccolo, Il macellaio, e anche quello non mi è piaciuto, quindi mi sorge il dubbio o di non aver ancora trovato il libro per me di questo autore o che non sia un autore per me. A proposito di libricini, un'altra grande delusione è stata Diario di un dolore di Lewis, che veniva sempre consigliato come libro non per superare il lutto, ma inerente al lutto, al dolore della perdita di una persona cara, perché l'autore parla proprio di quando ha perso sua moglie, e quindi lo avevo acquistato quando era morto, se non sbaglio, mio nonno, ed ero molto curiosa, insomma, ma è stata una grande delusione, perché oltre a non trovare magari quello che stavo cercando, più che un libro sul dolore, sul lutto, l'ho trovato un libro sul rapporto che ha l'autore con la fede. Non che ci sia nulla di male in questo, ma proprio non era quello che mi aspettavo e non era quello di cui avevo bisogno magari in quel momento. Speravo che il tema del lutto, della perdita, del dolore di non avere più accanto una persona che a cui si è voluto comunque tanto bene, fosse più profondo e che fosse quello il focus del libro. Invece così non è stato, e quindi per me è stata una grandissima delusione. In linea generale comunque non mi ha fatto impazzire nemmeno dal punto di vista rapporto uomo-fede, quindi sorpassabile. Una storia che mi è piaciuta ma non troppo e per cui sono stata mezza linciata è La canzone di Achille della Miller. Sono stata mezza linciata perché a quanto pare è uno di quei libri stramati che non si può toccare, e a me non è dispiaciuto, ma mi aspettavo molto molto di più. Alcune cose non mi hanno convinta per niente. È la storia, diciamo, romanzata del rapporto fra Achille e Patroclo. All'inizio mi stava piacendo molto, anche se la caratterizzazione dei personaggi non mi ha mai convinta al 100%, forse perché io sono sempre stata aggrappata, tra virgolette, a una rappresentazione di un certo tipo di questi due personaggi e non del loro, diciamo, rapporto, proprio dei singoli. E quindi nel leggerli in questa nuova veste li ho trovati un po' finti, un po' forzati, e nel libro stesso li ho trovati, come posso dire, incoerenti. Le loro parole, le loro azioni le ho trovate incoerenti, e quindi andando avanti la storia mi dava un po' il nervoso perché non vedevo la storia genuina. Non mi tornavano alcune cose, soprattutto nella parte finale di maggior drammaticità non ho sentito tutta questa spinta, tutto questo dramma che invece dovrebbe esserci. Quindi diciamo che le mie aspettative non sono state appagate, probabilmente per una mia visione, un mio pensiero, non so come dirlo, un mio gusto personale, e niente, una lettura carina, ma di nuovo nulla di imperdibile o di così eclatante. Arriviamo all'ultimo libro, poi ho un fumetto di cui parlarvi, La vegetariana di Han Kang. Questo non è, diciamo, colpa esclusivamente di BookTube, ma è un libro che ha fatto parlare molto di sé, è stato un caso editoriale, quindi io da una parte capisco tutto il fascino di questo libro, capisco perché sia così tanto discusso, così tanto amato quanto odiato. Sono felice di averlo finalmente letto, di essermi fatta una mia opinione, ma sono arrabbiata perché la prima parte del libro mi era piaciuta, mi aveva affascinata, disgustata, intrigata, inquietata, aveva fatto secondo me centro,
Ma poi il libro si perde, secondo me, si perde completamente in una spirale di non senso, di incomunicabilità che proprio ti strazia. E non lo so, secondo me era partito bene, c'erano degli elementi interessanti che potevano essere sviluppati in maniera diversa. In questo modo io non sono riuscita ad apprezzare completamente la lettura e mi ha fatto veramente rabbia perché secondo me era partito bene, aveva degli elementi interessanti. La storia si basa su una donna che decide di diventare vegetariana e non per magari una scelta etica o salutare, ma in seguito a un brutto incubo, un aspetto che non viene mai realmente approfondito. Questa sua scelta viene fortemente messa in discussione da suo marito, da sua sorella, dalla sua famiglia in generale. Nessuno cerca di capire questa persona, di approfondire, no, ma viene in realtà obbligata a comportarsi come dovrebbe comportarsi una donna, una moglie nella società coreana. C'è questa fortissima spinta, anche abbastanza violenta, nel voler riportare sulla retta via una persona che in realtà si discosta un po' dallo stereotipo. E per questo secondo me è molto interessante. In realtà ci sono tanti elementi, avevo fatto, se non sbaglio, anche una recensione di questo libro, quindi magari ve la lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Però è tutto sviluppato in maniera, secondo me, approssimativa, confusionaria, superficiale. Non so, fa rabbia perché appunto c'erano, secondo me, delle cose interessanti, ma non so. Arriviamo ora a, credo forse, l'unico fumetto che ho comprato a causa di BookTube che non mi è piaciuto per niente ed è fan di Paolo Bacigliery. Fumetto tanto osannato e presentato in un modo e boh, non lo so, sicuramente abbiamo due lenti diverse, due occhi diversi. È una cosa, se ci pensate, molto affascinante che di fronte ad uno stesso titolo due persone ci possano vedere e leggere due cose completamente diverse. Cosa mi aspettavo io? Una storia sulla nascita del cruciverba, delle parole crociate, eccetera, eccetera. Cosa che in parte è, ma in una parte piccola, piccola, piccola. Mi aspettavo di uscire da questa lettura super arricchita, con tante nozioni in più, curiosità. In realtà ho imparato una cosa nuova e questa cosa mi ha dato molto, molto fastidio, perché in genere quando mi approccio a letture di questo tipo, mi approccio con una mente molto, molto aperta, disposta a imparare, a scoprire qualcosa di nuovo, e così non è stato, e non solo, è presentata una storia, diciamo, più personale, che si muove in maniera parallela con la storia, diciamo, del cruciverba, che non mi ha incuriosita, non mi ha detto niente, mi ha lasciato veramente indifferente dall'inizio alla fine, tant'è che lo volevo abbandonare, ma poi sono arrivata comunque alla fine, uno, perché comunque avevo comprato, quindi per me è veramente un peccato poi non terminare qualcosa, soprattutto un fumetto. Rispetto ai libri, magari è un po' più facile arrivare alla fine di un fumetto. Ma poi, se non sbaglio, l'avevo anche incluso in una challenge di una maratona di lettura, quindi ero doppiamente motivata ad arrivare fino alla fine. E sono rimasta delusissima. I disegni, devo dire, non mi sono dispiaciuti, nel senso che la loro composizione, la struttura anche delle tavole ricorda molto il mondo del cruciverba, quindi è molto interessante questo sviluppo. Ma la storia veramente non mi ha detto nulla di che. Poi ci sono, cioè, la storia principale viene ogni tanto interrotta e questo mi ha provocato maggiore difficoltà perché non capivo per quale motivo ci fossero queste interruzioni e non so, mi ha creato molta confusione e molta rabbia perché non era quello che mi aspettavo. E anche se non era quello che mi aspettavo, quello che ho trovato non mi è piaciuto. Questi erano quindi alcuni dei titoli per me più eclatanti che ho letto influenzata dalla book community, ma che non mi sono piaciuti o non mi hanno convinta al 100%. Come vi dicevo, è interessante vedere come magari una storia possa piacere tantissimo, essere la vita, tutto quello che uno cerca in una storia per determinate persone e magari lasciare indifferenti o non piacere ad altri. Se da una parte penso che avrei preferito magari risparmiare un po' di soldi, soprattutto di tempo, non leggendo queste storie, dall'altra sono comunque contenta di essermi fatta una mia opinione in merito e comunque tutta esperienza
l'esperienza che mi porta appresso, tant'è che oggi molto molto più difficilmente mi lascio convincere all'acquisto o all'approccio di determinate letture. Cerco di informarmi sicuramente di più, ad approfondire e non lasciarmi spingere esclusivamente dall'istinto, mentre in passato lo facevo molto di più. In alcuni casi mi fidavo veramente ciecamente delle persone perché ero molto conquistata dal loro entusiasmo, dall'entusiasmo con cui parlavano di un determinato titolo. A parte questo, fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono stati i libri o fumetti che avete letto per colpa di BookTube o Bookstagram che non vi sono piaciuti o vi aspettavate qualcosa diverso e non vi hanno convinti al 100%. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!